Francescana, l'unico sito francescano nella città di Trapani. Quest'anno, come forse voi già da tempo avete realizzato il presepe medievale, la figura di San Francesco, quest'anno ricorrono proprio gli 800 anni del presepe di Greccio, quando Francesco, tornando dalla Terra Santa, dove era stato come messaggero di pace, volle rivedere Betlemme, Greccio come Betlemme, e realizzò questa notte santa del Natale del 1223, la Natività di Gesù, chiedendo al conte barone di Greccio di allestire tutta la scenografia. E Francesco chiese essenzialmente due cose: una mangiatoia e tante fiaccole, tante luci, perché quella notte era la notte della luce, la notte in cui nasceva il sole. E come vedete qui il personaggio Giovanni e Francesco che tiene il bambino Gesù in braccio, che le fonti ci dicono essere quasi morto, e quando Francesco lo prese in braccio questo bambino si redestò, si svegliò, e Celano, l'autore di questo episodio, dice che questo fatto avvenne perché Francesco aveva acceso nei cuori dei presenti la magia del Natale, ma volle anche celebrare in quella notte l'Eucarestia, perché in ogni Eucarestia si rende presente, scende sugli altari il Figlio di Dio. E noi lo possiamo contemplare, lo possiamo vedere così come a Betlemme. Ecco perché volle anche una mangiatoia dove porre il bambino. Ecco, l'Eucarestia è questo cibo che ci viene dato a tutti noi per nutrirci di lui. Ecco, adesso, rimanendo un istante in silenzio a contemplare questo mistero dell'incarnazione, avremo poi l'opportunità, la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria che la sede apostolica ha concesso a tutte le chiese francescane dall'8 dicembre dell'anno scorso fino al 2 febbraio di quest'anno, dove sarà possibile lucrare l'indulgenza plenaria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, un
unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per gli uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Esso regno non avrà più. Credo alla Chiesa di Gesù Santo, che il Signore è la verità, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi custodisca, vi mostri il suo volto, vi usi misericordia e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Ho invito il gruppo dei tamburini a fare a risvegliare.